siamo con Giulia e la domanda che le facciamo è: cosa abbiamo fatto in questi giorni e che cosa le è rimasto? Allora, appunto, secondo me abbiamo fatto un atto di bene umanitario, di solidarietà, portando medicinali, vestiti e generatori di corrente, quindi cose essenziali per gli uomini in guerra e non solo, anche a chi ne ha bisogno in generale in questo momento. Oltre al gesto appunto di aiutare con beni materiali, abbiamo anche aiutato a portare pace con le nostre preghiere. Grazie Giulia. Siamo con Alessandra, la seconda intervistata. La domanda che ci ha fatto il Don è: che cosa stiamo facendo? Allora, sicuramente stiamo facendo del bene, portando medicinali e risorse utili appunto per le persone che in questo periodo, viste le condizioni, ne hanno particolarmente bisogno. E nonostante i nostri aiuti non saranno sufficienti appunto per tutte le persone in difficoltà, e secondo la mia opinione il bene, anche se fatto nel nostro piccolo, è sempre un passo in più rispetto a non farlo. Perfetto, grazie Alessandra. Sei la terza intervistata, la domanda è uguale per tutti: che cosa stiamo facendo? Allora, io sto facendo una cosa con un deciso scopo, che è quello di portare medicinali per l'Ucraina, ma ovviamente, come tutti quelli del gruppo, oltre a portare questi medicinali per persone che non se le possono permettere perché i costi sono aumentati per via della guerra e quindi, avendo perso tutto, non riescono a permettersi certe cose, noi facendo questa cosa riusciamo ad aiutare persone che sono ferite, che appunto non riescono a permettersi certi tipi di medicinali o altre cose. Perfetto, grazie Chiara. Ora siamo qua con Tommaso e la domanda è: cosa stiamo facendo? La mia risposta sarà simile a tutte quella di tutti, però è quella che... cioè, stiamo portando dei medicinali in Ucraina, però a me piace dire che lo stiamo facendo anche per noi stessi, oltre che per gli ucraini, nel senso che fare delle cose buone, fare delle cose belle ci riempie il cuore, ci riempie... cioè, ci sentiamo degli uomini migliori, degli uomini più... che fanno del bene, e di conseguenza questa è la mia risposta, io lo faccio per star meglio. Saluti in camera. Siamo qui con Don Alvise e la domanda che ti poniamo, o comunque che tu ci hai posto, che adesso ci dai la risposta, è: che cosa stiamo facendo? Quello che stiamo facendo apparentemente sembra una cosa secondaria e di poca importanza, perché stiamo portando pochi generatori, poche medicinali di fronte a un bisogno immenso. Ma in realtà, in modo invisibile ma realissimo, e che noi comprendiamo proprio nell'orizzonte della fede, stiamo portando una bellezza, che è la bellezza dell'amore di Dio. È vero, forse noi non ce ne rendiamo conto, ma anche solo pensare di aver portato, oltre alle cose che servono, anche, ad esempio, del vino delle nostre terre. Ebbene, quello che noi stiamo facendo è portare appunto un qualcosa di bello, che ci sta legando. Siamo qui insieme ai nostri ragazzi, siamo qui insieme al sindaco, siamo qui insieme al maresciallo, al presidente della Croce Rossa, della Protezione Civile, e insieme stiamo portando qualcosa che è bello. Questa bellezza ha un nome ed è Gesù. Questa bellezza davvero noi la ritroveremo ed è totalmente gratuita, perché la ritroveremo solamente in paradiso. Che il Signore davvero continui a benedire questi ragazzi e continui a renderci capaci di portarlo nella nostra vita ogni giorno. Grazie.